tutte, carissime amiche, carissimi amici, bentornati sul mio canale. Allora, vi voglio far conoscere una scoperta, tra virgolette. Io sto praticamente tutta bagnata, sto soffrendo quest'anno peggio di tutti gli altri anni, penso un po' per tutti, che vale per tutti questa cosa, e sinceramente sto perdendo ogni giorno le forze. Sì, le pulizie le faccio, ma ad esempio vi faccio vedere, no? Allora, ho da fare questa pulizia qua, ho da smontare tutti questi organizer, che prima o poi li farò fuori. Questi organizer di rossetti, io ogni 20 giorni circa tolgo tutto, lavo e li faccio uno a uno con la pezza. Lo stesso vale per questo portamatite. Cioè, sto facendo veramente, ragazze, l'indispensabile, ragazze e ragazzi, l'indispensabile, perché mi sento ogni giorno di perdere proprio le forze, di venire meno. E volte un prende l'integratore di sale minerale, non faccio note, tutto palliativo, vabbè, tralasciamo. Da mia madre, io penso che chi mi segue avrà visto questi asciugamani monouso della seta blu. Mia madre da più di 2 anni ne fa un grande uso, cioè usa questi, tranne che per la doccia, lei utilizza questi perché, come si sporcano, prende e butta, da una parte fa bene. Questo è il secondo pacco che io compro e li sto utilizzando quando mi devo asciugare i capelli, quando faccio lo shampoo, quando mi devo togliere il trucco, mentre sto facendo le pulizie mi devo tamponare il sudore perché caccio acqua da tutte le parti, non so come sto in piedi. Quando mi devo lavare il viso, per non stare a prendere l'asciugamano, che come lo tocchi, si bagna e metti dentro la lavatrice, stai sempre a lavare, a rilavare. Allora, li ho voluti provare, però c'è un altro utilizzo che io sto facendo. Allora, voi sapete, per chi mi segue, che io per la pulizia ci tengo particolarmente, però con questo forno che stiamo ad avere non è cosa. Allora, di questi asciugamani monouso che li ho pagati 1,30 euro, sono 6 per 60, 60 per 38. Gli asciugamani praticamente sono, si presentano così, sono belli grandi. Io con questi asciugamani qua sto trovando la pace mia, perché nelle giornate di questo caldo allucinante, torrido che stiamo ad avere, vogliamo togliere la polvere senza andare a risciacquarla a pezzi, piumine, tutto il chiacchio. Prendi uno di questi, metti un poco di alcol, come sto facendo io, vi faccio vedere, bel veloce, senza stare a perdere tanto tempo con gli stracci, le pezze e tutta la barata. Prendi questo, vedete, imbevuto, e passa a sé, bel, con l'alcol, con l'asciugamano asciugato, si asciuga in un battibaleno. Vedete, è uscito questo poco di alone. Questo vale per le porte, ma vi faccio vedere. Questo vale per le porte. Non abbiate paura di mettere l'alcol, perché io da quando mi sono sposata che metto l'alcol e le mie porte sono splendenti, vedete? Non abbiate paura di mettere l'alcol, perché non fa nulla. Andate a togliere le ditate, stessa cosa,
proprio per fare una cosa veloce, che non volete andare a risciacquare il pane, perché le forze ci stanno proprio abbandonando. Ma vi faccio vedere, sono tanto tanto arrabbiata, perché lo so, è il mese di luglio, bisogna capire che è l'estate, però io non ce la faccio, cioè quest'anno è ancora più dura delle scorse volte, e addirittura ho sentito l'altro giorno, parlando di altro, al telegiornale, che questa sarà l'estate più fresca dei prossimi 50 anni. Meno male che noi, almeno io, ad un'età sono arrivato, quindi non è che posso vivere per 50 anni, perché voi immaginate che cosa dobbiamo patire, che cosa patiremo ogni anno, il caldo sempre più forte, che alla fine diventeremo dei polli allo spiedo. Bene, allora passate così, bel con l'alcol, ah, bel, veloce veloce, ah, vedete? Cioè praticamente il panno mi esce pulito. Stessa cosa il panno, vogliamo fare una pulizia veloce per i pavimenti, perché ripeto, ogni giorno non c'è, io ho lavato tutta la casa oggi, anzi devo ancora finire, però ragazze non abbiamo proprio la forza, la voglia, ci sentiamo abbattuti, io non sto neanche uscendo, proprio mi sento di impazzire. Stessa cosa facciamo, mo vi faccio vedere, possiamo andare a mettere l'alcol, possiamo andare a mettere un mangiapolvere, possiamo andare a mettere un qualsiasi prodotto per i pavimenti, vi faccio vedere. Allora, volendo possiamo andare a fare l'asola al centro, ok? Però io faccio così, prendo questo proprio per dare, cioè come se fosse una sorta di semi-wiffer, swiffer, facciamo così, metto così, ok? Guardate, ecco, e io passo tutto il pavimento con un poco d'alcol, andiamo a disinfettare. Io vabbè, adesso ho già lavato il pavimento, aspirato, però proprio per una cosa velocissima, perché se una persona non c'ha il panno, la mazza per lo Swiffer, se una persona in quel momento non si vuole prendere la briga di prendere il panno, bene, prendi qua, bene, veloce, pulisci, bene, con lo spirito, e hai la casa bella, pulita, profumata e disinfettata. Vediamo, è uscito qualcosa? No, guardate, ho appena aspirato e lavato a terra, non è uscito niente, il panno è pulito. Va bene? Qui dopo un po' fate tutti i mobili prima, potete fare anche i vetri, gli specchi, tutta una volta si asciuga, pavimenti, tutto. Come avete finito, prendete e buttate. È il gioco che fa. È chiaro che non è che si può fare sempre così, ma nelle giornate proprio di fiacca all'ultimo grado, fate come sto facendo io, dove stanno. Chiaramente possono essere anche di altre marche, però dici va bene, ma tu 1,30 euro, 6 panne, bella di mamma, e devi andare nel bagno a sciacquare, strizza, per chi ha problemi di mani, per chi ha problemi di artrosi, per chi ha il tunnel carpale. Bel veloce, dici vabbè, ma io ogni volta devo andare a specchio, ma chi se ne frega? Ma voglio dire, non è che è una pulizia che dobbiamo stare a fare tutti i giorni, ma quando proprio le forze dicono stop, allora giusto per tenere la casa pulita usate questi. Spero che il video vi piaccia, un bacione e alla prossima, e io continuo a fare i servizi e a sudare. Ciao!